Bella a tutti voi ragazze e ragazzi, sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video di questa nuovissima serie. Come vedete siamo qui su Pokémon Mystery Dungeon e a differenza di un gioco Pokémon, a differenza dei classici giochi Pokémon, noi non impersoniamo nessun personaggio umano, bensì un Pokémon, quindi non ci saranno palestre, cose del genere, ma posti da esplorare, chiamati dungeon e così via. E direi subitissimamente di iniziare. Peccato che è in inglese e la cosa non è che mi piace più di tanto, ma non so se dall'interno del gioco posso posso in qualche modo cambiare la lingua. Spero vivamente di sì. Come dire, comunque sto cominciando a utilizzare quello che vedete, ovvero il cursore del mouse, perché in alcune occasioni sarà utile saperlo. Ok, okay, le prime domande dell'inizio gioco le traduco al volo a mente e così le posso fare. Ok, non so se questo dovrebbe essere l'ultima o la penultima. Ok, no, non era l'ultima. Ok, sperando che questo giro sia veramente l'ultimo. No, non ho visto. Ok, vediamo chi dovremmo essere in teoria. Secondo appunto il gioco. Sindawill. Non è che proprio mi ispira Cyndaquil, quindi direi di andare a vedere i vari membri. Qui abbiamo tutti i vari starter, ma di in più abbiamo Pikachu. Comunque sì, è uno starter non dei vari giochi principali, bensì solo dell'anime. E Riolu. Direi tranquillamente, sono quasi curioso. Allora, non penso di prendere un starter di quarta gen, perché già l'ho, diciamo, nell'ultima serie Pokémon era un gioco di quarta gen. Direi tranquillamente di prendere Snivy. Ok, non so se il nome entrerà tutto, spero di sì, anche perché altrimenti già sappiamo in che modo e abbreviare. Però sembrerebbe di entrarci. Perfetto. Ok, ora dobbiamo scegliere pure il partner e non saranno disponibili
i vari Pokémon di tipo erba. Però anche in questo caso ho già scelto il Pokémon che mi verrà a aiutare, ovvero il tipo fuoco. E già ho scelto, non ho scelto il nome però. Comunque sarà un Fennekin, comunque di tipo fuoco. E devo comunque dargli una sorta di nome. Cioè, una sorta di nome sì, però che nome potrei dargli? Non ne ho idea. Quindi penso che gli darò un classico soprannome come lo darei per un Pokémon principale. Ah, non volevo cancellare. Quindi stessa cosa, doppio lettera maiuscola all'interno del nome. E quindi il nostro compagno si chiamerà Firefleet. Ok. E quindi finalmente possiamo iniziare. Questa cosa permette di scegliere i vari starter di gioco. Mi piace parecchio come cosa, perché mi ricordo la prima volta che le prime volte che giocai a Pokémon Mystery Dungeon Squadra Blu, volevo, per ottenere il Pokémon, volevo io dovevo riavviare più volte la partita. E sinceramente non è come sul DS, non è come il PC che si possono creare vari salvataggi e ripartire direttamente lì in modo rapido. Quindi dovevo ogni volta rifarmi la intro del gioco. È successo un meteorite? Ah, Deoxys. Rayquaza. Che poi tra l'altro Deoxys anche dalla sua forma, quella normale, perché come penso che sappiate, Deoxys ha varie forme. Ok, questo è il villaggio. Ok, quindi praticamente non ricordiamo nulla. Ok, diciamo ricordiamo giusto il nome e in questo caso ci rendiamo conto che siamo dei Pokémon. Ci stanno dei BM. Che ci attaccano. Noi giustamente l'unica cosa che possiamo fare è scappare. Quanto pare si è un attimo impallato il gioco. Allora, l'unica cosa che posso fare, penso al momento, comunque un salvataggio l'abbiamo fatto, sicuramente.
perché ho visto prima che salvava. Ora. Ok, l'unica cosa che posso fare è riavviare. Semplicemente. Quindi, però comunque volevo capire come velocizzare se posso. Vediamo se con tab me lo fa aggiungere, perfetto. Ok. E quindi dobbiamo rivederci momentaneamente giusto questa parte qui. Ma comunque penso che sia abbastanza veloce, anche perché trovato il modo per velocizzare. Comunque devo ammettere che il paesaggio come è fatto mi piace parecchio. Ok, quindi abbiamo di nuovo i BM che ci attaccano e noi di nuovo che scappiamo. Ok. Abbiamo incontrato una Azlif e quindi abbiamo il nostro la nostra prima esplorazione, ovvero il nostro primo dungeon e le cose che ci esploderà ci spieghi man mano ci spiegherà come funzionano i vari dungeon e come attaccare i vari membri. Allora, questo è il menu, perfetto. Qui guardiamo intorno, qui. Ok, quindi sicuramente non è quello che voglio fare, eh. Ok, quindi devo capire come. Ok, in teoria dovrei premere il tasto L. Ok, che è con Q. Vediamo. Ah, ok. Ho capito in che modo devo attaccare. Ok, qui siamo riusciti a batterlo. Ci ha ridato pure tutta l'esperienza. E otteniamo una banca arancia.
ok. Ok, ah, ok, quello è il, semplicemente il vedere il tipo di attacco che potremo fare. Spero comunque di incontrare quanti più nemici possibili. Ok, ci usa assorbimento. Noi direi di usare... Ok, aveva pure Baccarancia, non so se era la nostra che ci ha fregato. Ok, invece... Ok, perfetto, invece premendo B dovremmo riuscire ad accelerare. E la cosa mi va più che bene. Non so perché mi si bugga il sotto le scale, però... Ah, ok, dobbiamo continuare a esplorare. Ok, intanto lui continuerà, diciamo, per il momento a esplorare al posto nostro. Un Bufalant. Ok, quindi il che mi va più che bene. Ok, ci ha spiegato in che modo andare a accelerare. Ok, ora dobbiamo semplicemente... Ok. Ok, sembrerebbe no? Ah, invece in questo caso andiamo verso l'alto. Ok, qui ci sta la mela. Il che non mi dispiace, non mi dispiace. Allora, sicuramente servirà, diciamo, ho detto, sicuramente mi servirà fare in questo modo, perché l'unica soluzione per andare più veloce, nel senso per livellare il più possibile, combattere il più possibile. Quindi però al momento non è che abbiamo tutte queste... Tu cosa sei? Un elisir. E la cosa mi piace parecchio. Ok, di qua non possiamo andare. Devo ammettere che togliamo veramente veramente poco. Ok, quindi abbiamo pure il terzo piano. Ok, intanto ci ha confuso il nostro amico. E sicuramente mi servirà. Andare tra gli item a prendere una Baccarancia.
Ok, confuso. Ok, tornando normale. E invece in questo caso c'è dato la possibilità di vedere, diciamo, in qualche modo di toglierci l'abbassamento delle statistiche che ci aveva fatto. Ok, di qua scendiamo verso il basso. Una piedrisfera. Al momento non c'è utile. Ok, ci parlava della fame. No, non volevo premere questo. Ok, e quindi finalmente possiamo attaccare il primo. Ok, un Blast Seed. Non so che strumento sia. Spero che qualcosa di veramente, veramente utile. Un'altra baccarancia. Ok, salviamo e continuiamo. E finalmente abbiamo completato anche questo dungeon. Ok, praticamente Nuzleaf sembrerebbe che ci vogliano che... Ok, praticamente Nuzleaf ci ha appena ospitato a casa sua, il che va veramente veramente più che bene. Ok, ci fa vedere dov'è il villaggio. E quindi finalmente abbiamo finito la parte, quella iniziale del gioco e il capitolo 1. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di cliccare un bel mi piace, iscrivervi al canale e di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.